Orazio, una bella vittoria che ci voleva, no? Dopo un mese di digiuno, cosa cambia per la classifica soprattutto questo 1-0 contro il Livorno? Innanzitutto credo che sono tre punti importantissimi, poi Livorno è terzo posto, no niente, poi se torna a vincere dopo un bel po', in casa, credo che siano tre punti importantissimi, cercando di continuare avanti su questa strada che l'avevamo perso un poco. Perché abbiamo avuto un periodo così, quindi credo l'importante era tornare a vincere davanti al nostro pubblico, va bene così. La differenza l'ha fatta Moscardelli, Orazio, o c'è anche qualcos'altro che ha inciso su questo risultato? L'episodio importante oggi lo ha determinato Davide, ha fatto un gol importantissimo, ha sbloccato un match che sicuramente nessuno si aspettava il tiro suo da quella posizione, neanche noi che eravamo in panchina, perché l'abbiamo detto non calciare, invece ha calciato, è andata benissimo. A Mazzoni cosa hai detto alla fine, al tuo amico Mazzoni alla fine? Non ha capito neanche lui sicuramente, perché è stato un Eurogol, sono quei gol che si vedono poche volte, ma in Serie A pure, quindi contentissimo perché ha tirato di quel cilindro, ha tirato quel tiro spettacolare, ma poi prima aveva fatto la busta, quindi no, sicuramente sarà un gol che rimarrà nell'anetto. E però sotto la sud ancora non segna nessuno, Razio, lì ci hai segnato solo tu nel secondo tempo, quando sei entrato. Ci penso io, quindi oggi non mi ha attaccato neanche un tiro, però vabbè, no, se bloccherà qualcosa se lo crea. Sicuramente, non so, è strano, cioè veramente, perché sono passate tante partite, lo so, e mi dicono i miei compagni, ma quando facciamo gol sotto la curva? E detto, non lo so, cercate di tirare in porta, però è capitato a Kevin una situazione, la prima palla, peccato perché magari lì potevamo chiudere la partita. Nonostante quello, credo che, dai, contenti perché è sicuramente un risultato positivissimo. Ti chiedo un'ultima cosa che riguarda un po' te a livello personale, come stai vivendo questo anno nuovo in cui hai giocato un po' meno, no? rispetto ai mesi scorsi? No, sicuramente sono sempre a disposizione, cerco di dare il massimo durante la settimana e di stare pronto quando il mister mi chiama in causa.